lasciate il comma John. Bella raga, siamo qui ad Andalo oggi e abbiamo un ospite direttamente da Ferrara. Fammi un bel saluto. Bella. Ah no, e siamo qui a Andalo, nel bellissimo circuito trentino, e ci prepariamo ad andare su per mostrarvi anche questa bellissima discesa. Oggi, grazie al nostro com sentieri, il com dei sentieri John, che ha già fatto una bella cadutina, ci siamo giocati qualche jolly e ci spiegherà, farà da guida avanti per far vedere a tutti l'Aster & Flow e la Willy Wonka. Ciao, a dopo! La prima discesa, la prima PS, l'Aster & Flow. Abbiamo Ale e John oggi con noi, che ci mostreranno un bel po' di whippatine, sgheppatine e tutto quello che si può avere. Io direi, raga, che possiamo andare. Abbiamo il primo prezzo, raga, che metterò la velocità perché è veramente, veramente veloce. Ci sono un po' di brake bumps, però ci diverte a manetta. Ho detto ai raga di andare piano, ma come al solito noi Kanka Rider il piano lo conosciamo solo quando andiamo al ristorante. Ci siamo già rovinati la partenza. John non è stato abbastanza ignorante da superarli. Vabbè, li supereremo qua. E via che si parte, raga. Sul percorso, uno dei percorsi, intanto un bel sasso, ma ha colpito uno dei percorsi più flow secondo i nostri test. Buona, buona l'andatura così. Buona, buona. Come vi dicevo, raga, un'andatura veramente bella, veloce. Tutto il percorso ti permette di, come vedete, abbiamo già finito il primo pezzettino, un po' di trasferimenti sulla pista. Come dicevo, tutta flow la pista, ti permette di divertirti dalla mattina alla sera senza aver male alle mani dappertutto. Dopo, come al solito, noi dobbiamo sempre prenderla ignorante e quindi siamo sempre al limite. Oggi la finiamo un po' più piano, vediamo un bel po' di acrobazie qua. Primo bel curvone, come vedete un po' di sassi, ma niente di che. Ti permette di saltare sempre, 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 sempre. Curve a destra, curve a sinistra, belle battute. Qui è il pezzo un po' più rottino di tutto il bike park, ma basta saltarla e non la noti neanche. Uno e il secondo pezzettino è qua. Bel saltino e non la senti neanche. Oggi giriamo col DH, ma come dimostrabile è un po' bello sprecato. Interrompiamo subito per una di quelle discese che qua ti fa salta in curva, salta e qua giù a cannone. Io non so le velocità, ma i nostri freni qualcosina ne risentono. Attimi fuggenti per poi rientrare sul sentiero, già una buona velocità. C'è chi lo taglia di più, chi lo taglia meno, e qua, ragazzi, preparatevi perché è il punto più bello del bike park. Si salta qua, si salta, guardate come si salta fra poco. Panettoni da chiudere tutti in un fiato. Sembra il Festival Jump. Qualche bel curvone bello stretto che col DH ti rallenta un pochino. Chi con l'enduro come John davanti ti permette di, oh là là, l'ho presa larghetta, ti permette di farla un po' meglio. Intanto acrobazie da Ale. Buona, buona. Go go go. Qua abbiamo un bel paio di curvette veramente piacevoli, ti fanno recuperare un po' il fiato. E qua si comincia subito con un salto. Attenzione a questo, ragazzi, prendetelo piano le prime volte perché
vi frega da morire, vi frega da morire. Arriviamo su questo punto, sembra di avere una bici da pump. Guardate che saltoni, mamma mia che belli, mamma mia, guardate che salti, cioè io per guardare gli altri non ho né spiegazzato né niente, la taglia così per sbaglio, ho guardato loro e non ho più seguito il sentiero. Come dicevo, bisogna pompare sempre in ogni saltino, non troppo perché ci sono salti salti che si arrivi lungo. Molla un po', come questo, guardate, si va su per poi arrivare in curva giù, bella bella, ci sono, vai. E qua raga è finito l'Astral and Flow con un po' di fiatone, anche se presa molto più tranquilla rispetto al solito. Ci fermiamo per una piccola pausetta, che dite, pausetta o no? Bene raga, seconda parte del video, siamo a fare la Willy Wonka. Vai John, vai Ale. Ricordiamo a tutti Kanka Rider, canale ufficiale che spiega percorsi, vi fa diventare ignoranti. Non posso usare terminologie perché ci guardano anche i bambini più piccoli, ma tralasciando questo discorso, andiamo a metterci di nuovo. Guardate, cioè sembra asfaltata, un po' di brake bumps e basta. Oh, gli ho detto raga, la natura andava bene e qua hanno cominciato ad accelerare subito. Questo è uno dei pezzi più bellini del parco, guardate la chiocciolona della Willy Wonka tirata a pennello, come si passa sotto bene per poi arrivare a sto bel punticino che va via il posteriore bene. È un po' più lentina questa parte del sentiero qua, ma ti permette di riposare un po'. Noi l'abbiamo interpretata così, un bel bunny hop per saltare un po' di break bumps qua. Chi vuole farla così, libero di farla così o normale. C'è chi sta sulla destra, chi sta sulla sinistra. Questa è la curva che prima John ha buttato ben via, ha fatto una bella caduta. Curvette un po' malefiche qua, tanto l'Ale si comincia a whippare qualche saltino. Mamma mia che belli ragazzi fiori. Questo sentiero ti permette proprio di scendere giù in armonia in una maniera impressionante, perché non ti stanca più di tanto, proprio ti permette di andare giù e goderti le discese, di goderti veramente le discese, perché non c'è nessuna radice, non ci sono sassi, non c'è niente che ti va a fare un po' di pressione. Ecco, appena parlato di sassi ce n'erano in mezzo, ma dopo il giro prossimo andremo a toglierlo. Guardate queste belle paraboliche, come si spiegazza, come si spiegazza bene. Noi qua lo prendiamo di qua, così, tanto per cambiare un po' il sentiero. Qui vi ricordo che avete la possibilità di fare solo queste due linee qua col bike park di Andalo. Si può fare anche un po' di rotto, ci sono i sentieri che momentaneamente sono in lavorazione. Guardiamo intanto i malati di snowboard e si riparte raga, si riparte. Siamo a tre quarti del percorso, la stanchezza sulle mani, bellissimo, non si fa sentire, finalmente, che se eravamo a Paganella o a fare un bel San Martino a quest'ora eravamo già belli che morti. Qua invece guardate, guardate, si pompa, si copiano, impressionante veramente. Cioè, guardate, c'è chi salta, chi la copia, ognuno la interpreta come vuole, chi si fa un mini manual. Guardate che saltini belli che ci sono qua. E potete farla a manetta, è quello il bello, a manetta si può fare. Questo è un punto che non ho mai capito, cercherò di capirlo dopo. Cioè,
è battuta come fosse un'autostrada. Diciamo che i drop grossi ormai sono andati, però questo ti permette di affinare molto la tecnica, secondo me, perché puoi copiare i salti, come puoi saltarli proprio, pomparli bene, e queste paraboliche da farcia, guardate come sono ben fatte. Non perdi quasi mai la velocità qua, e quello è il bello. Cioè, non c'è un dislivello assurdo, non ci sono grandissime pendenze, quindi anche il rider alle prime esperienze, io direi che questo posto è l'ideale per imparare. Ti permette di imparare a capire il comportamento della bici, delle sospensioni, ti permette anche di tarare bene le sospensioni per sentire le varie aperture del rebound, compressione, tutto. Puoi girare con la forcella un po' più chiusa, un po' più aperta. Ti permette proprio di testare la bicicletta in maniera completa, sia la bici sia il rider. Occhio a questo punto qua, perché questo che abbiamo appena passato, perché è un po' cieca come curva, e finché non la conoscete bisogna un po' interpretarla. Un po' di sassi in giro per il percorso. Aspetta che andiamo a prenderli, aumentiamo un po' il ritmo. Ok, abbiamo quasi presi, vedete, senza pedalare, solo pompare, si aumenta la velocità in una maniera impressionante. Due curvette fatte bene e arrivi di nuovo a fare queste belle paraboliche. Le puoi saltare, tagliare, far come vuoi. Sembra quasi la pubblicità dei coltelli Miracle Blade. Può tagliare, sminuzzare, puoi fare quello che vuoi. Che bello sto salto, non l'avevo neanche visto prima. Ultimo bivetto, e qua raga, preparatevi perché c'è uno dei salti laterali più belli di sempre. John, sei pronto? Ale, sei pronto? Andiamo a goderci l'ultima parte del salto. Aspettiamo 2 minuti quei rider lì che vanno un po' pochino pianino e poi partiamo, raga. Bene raga, pista libera, si può andare a go go. Come dicevo, Kanka Rider su YouTube, su Instagram, su Facebook no, perché è da fighetti e noi siamo Kanka Rider, quindi per ora non ancora. Guardate sto salto qua, mamma mia, ti permette di piegare la bici, e sti salti qua, guarda, sono fenomenali, sembrano studiati col goniometro. Bello, bello. E adesso preparatevi all'ultimo saltone qua più avanti. Qui c'è un po' di trasferimento, bello battuto. Guardatevi queste due curvette, perché non le faremo a manetta, ma porca, questo l'ho preso piano, questo lo saltiamo, bello. Guardate queste due curve qua, madonna, sembra di avere un capretto sotto. E qua bisogna pedalare, raga. Qua, come vedete, Ale sta pedalando in una maniera assurda. Guardate, mamma mia, bellissimo, bella raga. Anche Andalo 1 e una 2 l'abbiamo spiegato, e adesso si ritorna in cabina via a bombazza.